Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video d'episodio della serie di sopravvivenza in Minecraft. Sì, qua stavo volando tipo, wow. Ebbene sì, oggi è lunedì, buon lunedì a tutti. E prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, questo lo sapete già. Anche quello di attivare le notifiche sulla campanellina, bravi che l'avete fatto. Direi che possiamo cominciare con l'episodio di oggi. Allora, che salto che ha fatto quella capra là dietro. Ciao capretta, sei venuta a salutarmi? Guarda che bella. In effetti era una perfetta miniatura. Vabbè, farò lo screen direttamente dal video. Allora, come avevamo fatto l'altro episodio? No, che cavolo sto dicendo? Allora, nello scorso episodio, oh, eccola qua. Siamo stati contattati dal dottore che ci ha mandato in spedizione a cercare il Deep Dark e quindi la Deep Dark Cities perché è arrivato un grande male sul mio mondo e bisogna indagare. E avevo raggiunto questa montagna con le capre. Allora ci ho pensato su e tornare indietro adesso con le capre sarebbe un bel po' un casino e la spedizione non sarebbe poi così tanto fruttuosa. Quindi ho screenato le coordinate. Così ci tornerò più tardi e intanto vado alle rovine antiche, se le trovo ovviamente. Quindi rimettiamoci in marcia, razzetti alla mano, anzi prendiamone degli altri. Esageriamo, vi tiro fuori tutti. Bene, mi tengo le coordinate giusto per sapere da che parte stiamo andando. E via, insomma. Allora, adesso io non so quanto vi farò vedere dell'esplorazione perché è piuttosto noiosa e lenta, ci vuole tanto tempo ad arrivare magari a trovare qualcosa. Che bel villaggino. Aspetta, 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 aspetta. Ops. Che carino questo villaggino svolazzante. Andiamo a dargli un'occhiatina. Quasi quasi adesso mi segno anche le. Mi piace un sacco. Segno le coordinate anche di questo. Là. Allora, diamo un'occhiatina. Ho come la sensazione di averlo già visto, sinceramente. Qui ci sono. C'è un gatto nero. Nero. Ho visto un gatto nero. Nero, nero. Aio, non è facile viaggiare su queste cose. Ok. Permesso. Non ti ho neanche graziato. Ma che tristezza. Facciamolo subito. Tu cosa fai? No, non vendi nemmeno. Che scarso che sei. Ai. No. Su. E giù. Andiamo prima su questa casa, va? Mi in faccia. Due porte addirittura, ma che cacchio sei tu? Che credi di essere? Ah, non sei nessuno. Cacchio. Vabbè, non importa. Non c'è proprio niente però su sto villaggio. Proviamo su questa casa qui. Oh, un baby villager. E tra l'altro con le texture queste sono tipo degli aracocra, degli uccelli pennuti, aquilotti. Boh, vabbè. Permesso, mi faccio uscire. Niente, che tristezza, non c'è proprio un ciuffolo qui. Vamo. Allora, andiamo avanti. Pa, 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 pa. Belle queste montagne, anche se ho la sensazione di averle già viste, non so perché. Di essere già passato da queste parti, forse quando avevo aggiornato il mondo delle prove alla 1.18, tipo. Che l'avevo fatto per dare un'occhiata a come sarebbe venuto fuori il mondo. C'è un altro villaggio qui. Vediamo, vediamo un po'. Prendiamo giù. Aio, non volevo entrare dalla chiesa esattamente, ma ok. Permesso, scusate. Ok, qua manca un pezzo. Ok. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa di bello qui. Giusto per. Pam, 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 pam. O se l'ho già razziato, non lo so. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non l'ho già razziato, quindi è un villaggio nuovo.
cosa vendi? Pelle, cosa? Niente. Tu cosa vendi? È sempre pelle. Ah, siete in tre che abitate qui dentro, quindi. Tu guarda te. Pappari, pappappappa. La campana. Io prego sempre le campane. Allora, prendiamo un boccone. Non so neanche quanto tempo di luce abbiamo. Essere sinceri. Adesso c'è nessuno. Un Iron Golem. Salve, signora Iron Golem. Non farò del male ai suoi ospiti. Anzi, ai suoi protetti, essere sinceri. Sì, dico così. Siamo noi gli ospiti. Oh, lol. Allora, pappappappa. Cosa vendi? Non si sa. Non vendi. Oh. Beh, dai, insomma. Speravo di trovare qualcosa di meglio, sinceramente. Ormai, per come siamo messi, trovare del loot decente, è praticamente impossibile. Siamo troppo OP e troppo avanzati nel gioco. Ciao. No. Beh, mi mancano poche case. Poi possiamo andare avanti, insomma. Carte marcia, non ne ho. Un farmer, carote. Pam, 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 mancano tre case, due case. Vai. Poi mi ridò all'esplorazione per trovare il. Abbiamo. In realtà ci siamo da queste parti. Potrei anche cominciare a scavare, ma vorrei avviarmi un altro po'. Perché bisogna andare sotto le montagne giganti. Non so se queste vadano bene, essere sincero. Anche qui niente. Ma che villaggio misero, Fiori. Non c'è proprio un cacchio. Vabbè, direi che possiamo ripartire. Via. Una savana. Anche questa zona si sta generando. Un altro villaggino. Bello questo. Questo è più bello dell'altro. Guardate, aspetta, vado su un attimo. Si è sviluppato molto meglio. Guarda che roba. Permesso. Siete zombificati o. Oddio, no, è la texture di questo tipo. Sono degli orchi. Fantastico. Altro di carta, vabbè, fantastico. Allora, permesso, buongiorno, buongiovi. Non avete proprio niente. Oh, e questa carta perché? Ah, perché queste sono mappe vuote. Lol. Potrei quasi mappare questa zona. Sai che ti dico? Potrei davvero farlo. Vediamo un po'. Ah, sbagliato. Peccato, è a cavallo tra due mappe, tipo. Ok, l'abbiamo liberata tutta, torniamo indietro. E si sta facendo anche notte, quindi potrei anche sfruttare una delle vostre case per farmi un pisolino. Ehi, qui manca un pezzo. Ah, allora, mi piace anche questo villaggino. Anzi, questo è anche più bello dell'altro perché è stato sviluppato meglio. Buongiorno. Con proprio delle vere e proprie isolette belle larghe dove stare. Qua sono passato prima, giusto? Sì. E il che è un'ottima cosa. Potrei collegarlo con dei ponti. Allora, prima che arrivino fuori i mostri, facciamo un pisolino in questa casa vuota. Sì. Il mio letto, eccoci qua. Tac, buonanotte. Mi svuoto anche un po'. Tanta roba inutile al momento. Ok, ho già riempito una shulker. Oh. Ok, andiamo avanti. Allora, Vant. Diamo un'occhiata agli altri villaggi qui. E dopo, sì, gli altri villaggi, le altre casette. E dopo direi che mi trovo un posticino qui sotto. Ah, forse lì. Per andare a vedere di trovare le rovine antiche. Mi metterò a scavare da qualche parte.
E finché non le trovo non torno, insomma non riaccendo la rec, a meno che non succeda qualcosa di interessante, che non vale la pena vedermi appunto scavare ininterrottamente. Anche questo villaggio non ha un cacchio da depredare, che cavolo. E allora mangiamo qualcosa, ok, e razzetti. Ho visto l'ingresso di una caverna, sì. Wow, che figo. Così siamo già andati in profondità. Ho portato della night vision, vero? Vero che l'ho fatto? Ti prego, dimmi che l'ho fatto. Ti prego, dimmi che ho portato la night vision. Cacchio, ho lasciato la mia shulker. In quella casa. Porca vacca. Anch'io. Wow, l'ho aperta al volo. Figo. Sono stato un pro. Va bene, ragazzi. Allora sfrutterò questo buco, che mi porta già a una buona profondità, e per cominciare a esplorare, insomma. Per vedere intanto se c'è qualcos'altro che mi porta fin sotto. Qui siamo già a 22, pensate, siamo già io sono 22. Questa qua sarebbe stata quasi la fine del vecchio mondo, il fondo del vecchio mondo. Comunque qui c'è, no, non mi fa girare i razzetti, se... che cavolo. Ok, c'è questo, ci sono questi puntili, e qui potrebbe essere interessante da esplorare magari. Allora facciamoci lo screen anche di queste coordinate qui, guarda. Allora, no, no, ho sbagliato. Così. Ah! Ok, perfetto. Fatto anche questo. E bene, mi addentro nel sottosuolo. Poi questa magari la esploriamo dopo, comunque nel prossimo episodio. Ah, non so. Eccomi. Allora, ho percorso un paio di caverne e imbucato appunto un po' di corridoi sotterranei, per così dire, e ho raggiunto il Deep Dark Biome, quello che vedete qui alle mie spalle intorno a me. Da lì poi sono sceso ancora e ancora fino ad arrivare a poco più avanti qui, dove si era interrotto il tutto. Ho scavato per poter andare avanti. Ho detto abbiamo raggiunto una buona profondità, c'è il Deep Dark qui a due passi, spero ci sia una città antica altrettanto vicina, e infatti avevo ragione. Per questo motivo sto parlando molto piano, per non svegliare o destare il Warden con la mia possente voce. No, non è vero. È solo per fare un po' di atmosfera. Ecco qui la città antica, come potete vedere, per quel poco che si riesce a vedere, perché è strabuia. Ok, allora torniamo subito su, che non vorrei destare il Warden per puro caso, sarebbe un disastro in questo momento. Allora, che cosa voglio andare a fare io adesso? Allora, intanto terminare l'episodio, perché siamo arrivati alla conclusione di questo episodio. La città antica l'abbiamo trovata, le rovine antiche. E tra questo e il prossimo episodio recupererò della lava e dell'acqua per fare l'ossidiana. Infatti, più in su nelle caverne che ho incontrato ce ne sono a tonnellate, e così da fare un portale del Nether, un po' più sotto, insomma, qui da queste parti, per poi fare un passaggio, un corridoio sicuro da portale dal Nether, dal portale da qui al nostro sistema di portali, così da raggiungere le città antiche, questa città antica qui, rapidamente, in maniera sicura, viaggiando nel Nether, che ci vuole molto meno tempo. Forse ci vuole meno tempo con la ghiacciovia, addirittura nel Nether la ghiacciovia piuttosto che nell'Overworld. Dovrei provare, non ho ancora fatto una ghiacciovia, dico sempre che la farei, che la farei, ma
anzi che la farò e poi non l'ho ancora fatta, vabbè, la farò, la farò. E giusto per avere un collegamento rapido per andare su e giù e poter poi esplorare con più tranquillità tutta la città antica. Quindi ragazzi, per questo video, per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio. Lasciate un bel like, commentate, condividete video del canale se ancora non l'avete fatto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!